sta per iniziare la rassegna più importante della musica italiana, il Festival di Sanremo. E noi vogliamo attendere la settimana sanremese con un ricordo dedicato al nostro concittadino, al grande artista Carmelo La Bionda, che purtroppo ci ha lasciati lo scorso novembre per raggiungere l'altra dimensione. Carmelo, assieme al fratello Michelangelo, nei primi anni 70 fonda il duo I Fratelli La Bionda. Produttori, discografici, editori, i fratelli La Bionda si impongono subito sulla scena musicale italiana come compositori di brani per artisti come Mia Martini, Ornella Vanoni, Ricchi e Poveri, Pupo, ma anche come musicisti, partecipando con le chitarre acustiche alla realizzazione dell'album volume 8 di Fabrizio De André. Ma la musica italiana internazionale li battezza e li celebra come i padri dell'Italo Disco, in virtù dei più grandi successi come One For You, One For Me, Hey Woman, Bandido, I Wanna Be Your Lover, 1, 2, 3, 4, Give Me Some More, pubblicata con lo pseudonimo di Divi Sound. Ma ora lasciamo spazio ai ricordi che ho avuto modo di raccogliere per voi, alle voci e ai volti degli amici e dei colleghi, della bella persona, della grande mente creativa qual era Carmelo La Bionda. Buona visione. Beh, bisogna dire intanto che allora io avevo iniziato da solo, avevo fatto un 45 giri nel 1980 per la Italian Records, dopodiché ho cominciato a fare qualche serata, qualche mini concerto performance in giro in qualche club alternativo, e Michael, il futuro Michael, mi accompagnava e performava. Io cantavo, lui faceva delle cose, fingeva di suonare, faceva insomma delle cose strane, era un po' molto performance più che concerti. E quindi amici comuni, una carissima amica nostra, insieme ad un suo amico che conosceva bene i fratelli La Bionda, parlarono proprio a loro di noi e organizzarono un incontro. La Bionda erano molto curiosi di conoscerci e organizzarono un incontro. Io nel frattempo avevo realizzato già anche il demo di Vamos a la Playa, fatta in una cantina a Torino, ed era una molto più dark, molto più scura, più new wave, elettronica, un po' cupa. E finché venne il giorno dell'incontro e fu un incontro col botto, nel senso che noi eravamo, cioè, ci faceva strano conoscere, cioè, l'idea di conoscere i fratelli La Bionda, che ovviamente conoscevamo bene dal punto di vista artistico, e loro si innamorarono letteralmente di noi, perché noi eravamo completamente pazzi, cioè eravamo così, cioè era l'82, io avevo 21 anni e mezzo, Michael ne aveva 20, e quindi La Bionda subito pensarono di fare qualcosa con noi. L'idea iniziale fu quella di registrare un numero zero di un programma televisivo, le TV private erano nate più o meno in quel periodo, e realizzammo questa puntata numero zero, che è condotta da me e da Michael, e noi facevamo quello che ci riusciva meglio, ovvero i cretini. Se c'era un canovaccio, ma non c'erano testi, improvvisavamo, una roba, una cialtronata incredibile. Carmelo ovviamente si schiantava da ridere, ma tutti e due, Carmelo e Michelangelo, e quindi si instaurò questo rapporto. Loro poi cominciarono a portarci in giro in situazioni dove loro magari registravano. Mi ricordo una volta a Monaco di Baviera, loro stavano registrando la colonna sonora di Bello mio, bellezza mia, film con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, e ci portarono in studio con loro, e io personalmente ero sconvolto, perché i violini suonati, le sezioni di archi stile disco music, per noi era qualcosa di veramente incredibile. E tant'è che appunto, sempre nell'ottica di questo programma, poco dopo aggiungemmo a questa puntata zero un'intervista fatta da noi a Giancarlo Giannini, anche questa completamente improvvisata. Mi ricordo, noi eravamo abbastanza seri, ma tutti gli altri ridevano come
dei pazzi, perché noi a Giannini dicevamo, ma insomma Giancarlo finalmente si è messo a fare del cinema, perché insomma fino adesso hai fatto un po' delle robette, un po' così, ed è, se ci penso adesso è veramente incredibile, una faccia come il culo, scusate, ma bisogna dire, a volte chiamare le cose col loro nome. E niente, per cui ci fu questa cosa pazzesca, poi questo programma non ebbe nessuno sbocco, non successe niente. Allora, siamo sempre nell'82, l'anno in cui ci siamo conosciuti, e verso fine estate, ahimè, la fine dell'estate che ha significato molto della mia vita e della mia carriera, arrivò invece una bruttissima notizia, ovvero la cartolina per partire militare, e questo ci cambiò ovviamente tutti i piani. Io pensavo mi arrivasse il terzo rinvio, che voleva dire l'esenzione praticamente, il congedo, e invece no, alla terza volta arrivò la cartolina, dovetti partire. Michael anticipò anche lui il militare per riuscire a farlo più o meno in un tempo, fare tutti e due più o meno contemporaneamente, per cui perdere meno tempo possibile, e pochi giorni prima che io partissi si venne scelta, vamos alla playa, e entriamo in studio e cominciamo la prima session, facciamo la prima session con le voci e tutto quanto, con l'ossatura della canzone, che è poi quella che ha caratterizzato poi la canzone, che poi nei mesi successivi è stata ulteriormente modificata, rimaneggiata, sono stati fatti aggiustamenti vari. Io partii per Naia senza sapere che la mia vita stava per cambiare per sempre. Noi eravamo pazzi, completamente pazzi, quando andammo in studio, ma all'inizio eravamo serissimi perché eravamo molto concentrati, sul pezzo, le cose, i suoni, attenzione, fare attenzione, avevamo paura che magari fossero messi dei suoni che portavano fuori dalla direzione che noi avevamo in qualche maniera in testa. Poi, anche perché insomma ci si conosceva ancora poco, se vogliamo, e poi invece successivamente io mi ricordo che Carmelo schiantava da ridere quando noi ci inventammo dei personaggi, cioè poi nelle successive situazioni in studio facevamo io cantavo delle canzoni cambiando le parole, mi inventavo delle canzoni volgarissime e loro veramente schiantavano. Carmelo, cioè, moriva da ridere, per cui era divertente, stavamo in studio e ci divertivamo perché noi eravamo super cialtroni, quindi era, non era ancora diventato un lavoro, era ancora un gioco, perché noi cazzeggiavamo e facevamo cose, arrivavamo magari anche tardi, io soprattutto, ma ridevamo tanto, sì, ridevamo tanto, e credo che questo si senta poi anche nelle canzoni. Si ascolta il primo album dei Righeira, che è un album molto bello, passato tutto sommato un po' inosservato, e si sente che è un album, ripeto, secondo me molto vario, i pezzi sono molto diversi l'uno dall'altro, ma si sente che si stava tutti bene, si stava bene insieme, ci si divertiva poi andando a cena, praticamente vivevamo quasi insieme in queste situazioni, quindi a parte ovviamente poi la parte notturna, però passavamo le giornate insieme perché stavamo in studio insieme, si andava a cena insieme, sempre si viaggiava insieme, e quindi è stato un periodo molto molto bello. Carmelo, intanto io ho sempre amato tantissimo la voce di Carmelo e come cantava, cioè era un piacere sentirlo cantare, io l'ho sentito più che altro sui dischi, oppure in certe situazioni in casa, così magari allora prendeva la chitarra, prendevano tutte e due magari la chitarra, facevano dei pezzi, e quelle sono state quelle occasioni, perché non li ho mai sentiti in concerto, ovviamente loro non hanno, almeno forse li hanno fatti, ma non che io ricordi quando abbiamo collaborato. E quindi erano situazioni, sai, chitarra e voce, e era bellissimo. Carmelo aveva una bellissima voce, e tra l'altro anche nell'ultima cosa che abbiamo fatto insieme, che è un singolo mio
3 anni fa, cos'è Formentera, ci si sente un pochino la voce sua, anche se ovviamente è un po' di contorno, perché il pezzo lo canto io, però poi umanamente, ecco, umanamente era con me un fratello maggiore, nel senso che forse più lui che con Michele, ma dipende dal tipo di consigli. E Carmelo, io mi confidavo molto con lui, ed era sempre bello, perché poi se penso che quando ci siamo conosciuti loro avevano poco più di 30 anni, ne avevamo 20 tipo, e è passato tanto tempo da allora, purtroppo anche un po' troppo tempo per certi versi, per quello che è successo anche recentemente, che è successo però molto prima di quello che uno si sarebbe aspettato. Ed era, quindi, quando ci siamo conosciuti erano dei ragazzi anche loro, perché io a 30 anni ero un disgraziato, quindi loro erano molto più seri come professionalmente, ma in realtà erano dei ragazzi anche loro, noi eravamo proprio dei ragazzini, e quindi abbiamo passato insieme dei anni in cui siamo anche cresciuti, poi non ci siamo mai persi, perché comunque anche quando abbiamo interrotto la collaborazione artistica ci siamo sempre periodicamente sentiti o visti o avevamo qualcosa di cui parlare, magari anche di qualche progetto che poi non si è realizzato, ma loro sono sempre stati una presenza nella mia vita, quindi sono come dei parenti. Se Carmelo fosse qui, ahimè, anche se io lo sento in qualche maniera da qualche parte, però se fosse proprio fisicamente qui, allora vorrei dirgli che vorrei rifare Formentera, ma gliel'avevo già anche detto, però vorrei ribadirgli che vorrei rifare Formentera e rifacendo completamente gli arrangiamenti, perché era un pezzo, tra l'altro la musica, la musica era loro, era un pezzo loro, io ho scritto il testo, mi è venuto in mente qualche piccola variazione di melodia, ma minima, poi l'idea di Formentera, che è un posto che io amo tantissimo, e solo che secondo me, non so, c'è stato qualche problema nella produzione, forse non è stata centrata la produzione, e quindi mi piacerebbe rifarla, perché è un pezzo che io amo molto e che avrei avuto piacere di che avesse magari un esito un po', diciamo, differente dalle scarse reazioni che invece ha suscitato. E poi, sì, quello mi sarebbe piaciuto fare un concerto, quella bionda, questo sì, sarebbe stato figo. Abbiamo fatto a volte delle serate, queste tipo serate anni 80, così, in cui abbiamo fatto qualcosina, ma mi sarebbe piaciuto fare proprio un concerto, un po' più di pezzi, magari ideare proprio un progetto insieme, qualcosa che raccontasse un po' anche forse la nostra vita, la nostra storia, non lo so, uno a un certo punto ha sempre voglia di raccontare un po' la sua vita, e questo sarebbe stato bello farlo insieme. Questo è il mio ricordo di Carmelo La Bionda, questa canzone che abbiamo scritto insieme, Io solo senza te. Eravamo a metà degli anni 70. Io solo senza te, mi chiedo ma perché, non so, forse ho sbagliato, ma so che senza te non vivo più. E adesso vieni qui, non piangere così, non so, forse ho sbagliato, ma so che senza te non vivo più. La tenerezza che provavo insieme a te.
tradirò mai più. L'estate brucia in me, c'è un desiderio che porta con sé la voglia di te. Io sono senza te, mi chiedo ma perché, non so, forse ho sbagliato, ma so che senza te non vivo più. Sono momenti indimenticabili, davvero. Ricordo Carmelo, ricordo Michelangelo, la famiglia La Bionda. Negli anni 70 mi hanno adottato. Michelangelo era il mio produttore con la Baby Records, il mio primo produttore, nel 1975, e Carmelo era sempre insieme a Michelangelo, indivisibili. Io frequentavo la loro casa, vicino a Corso Lodi, con la loro famiglia, e mi ricordo che ebbero qualcosa da ridire sul mio modo di tenerle posate a tavola, perché erano soprattutto Michelangelo, ma anche Carmelo, due ragazzi, non solo degli artisti, ma anche persone di una certa classe. Si vestivano e amavano abbigliarsi già all'epoca in maniera elegante ed erano formalmente anche molto evoluti. Mi manca molto Carmelo, è un artista che sicuramente ha lasciato un grande vuoto. Un abbraccio a tutti. Ciao da Pupo. Allora, io credo che non serva aggiungere molte parole, perché al giorno che è mancato Carmelo La Bionda abbiamo visto tutti i commenti su tutti i social e credo che quasi tutti i presenti hanno già descritto la persona di Carmelo. Devo dire che ho avuto la fortuna di arrivare nel 91 e il primo anno ero comunque la ragazza alla pari, per cui prendendomi cura anche del figlio Franci, ho vissuto la famiglia e Carmelo La Bionda in privato, e devo dire che tutto quello che c'è scritto e quello che hanno raccontato di lui è tutto vero, anzi io posso solo confermare che una persona così pacifica, tranquillo, molto molto artistico, sicuramente è un creativo incredibile, era proprio lui. Io confermo che anch'io non ho mai sentito un alzare di voce. Quando poi sono andata a lavorare con loro a Logic Studios è stata un'esperienza incredibile, e credo che Carmelo rappresenti proprio l'umanità, l'umiltà, anche perché con tutto quello che aveva già fatto e che mi raccontava nei mesi che passavamo al mare a suonare la chitarra in spiaggia, io veramente penso che sia una delle persone più umili che siano mai esistite. Infatti questo è il mio ricordo di lui, questa grande grande umiltà. Con lui ho fatto anche il mio primo disco nel 91 negli studi del Logic. Mi ha fatto questo grande regalo, il suo entusiasmo. Sono felice che ho avuto la fortuna che nel 2021 siamo riusciti a digitalizzare questa mia prima uscita nel mondo sul vinile. Avevamo scelto per Change, una cover di Change di Lisa Stansfield, che rappresentava in quel momento il mio cambiamento di vita. Quindi lui mi ha praticamente adottata e mi ha fatto strada, mi ha fatto vedere tante cose, e quello che mi piace ricordare di lui è la sua passione per la musica. Quindi le nostre sedute lì in casa, alla mattina presto, alla sera tardi, sulla spiaggia con la chitarra a cantare insieme. Infatti la cosa buffa è che il giorno 5 novembre, quando mi è arrivata la telefonata, avevo appena comprato la maglietta dei Beatles Abbey Road
dove camminano tutte e quattro, io pensavo a lui e gli ho detto, mi sono detto, lunedì quando torno dall'Hard Rock Hotel dove dovevo esibirmi di sera, io lo chiamo e glielo dico che ho comprato la maglietta dei Beatles. Sono delle coincidenze strane, comunque io lo penserò sempre con tanto tanto affetto, come penso tutti voi. Grazie. Allora, ho conosciuto Carmelo tantissimi anni fa, fine anni 80, insieme a Michelangelo La Bionda, che sono stati loro il duo fantastico del Little Dance Music, mi hanno chiamato per fare delle pubblicità. E quindi io ho fatto dei provini e le mie prime pubblicità, Camomilla Montana, Nescafè, Coca-Cola, sensazione unica! E poi c'era When I'm down and feeling blue, il brano di Nica Costa per Camomilla Montagna. Insomma, c'erano tantissime pubblicità, sorrisi e canzoni. Loro mi hanno aperto il mondo della pubblicità. Adesso di Carmelo La Bionda ci sono tantissime cose che posso raccontarvi, ma una cosa voglio dire che era il gentleman della musica italiana. Era sempre molto rispettoso per gli artisti, specialmente le donne. Era molto delicato, delicato, aveva un modo di fare e un savoir-faire veramente indifferente, rispettoso. E questa è una cosa che non tutti hanno. E devo dire grazie Carmelo perché mi ha insegnato anche il rispetto della musica, fare team, essere team. Eravamo una famiglia lì a Logic Studios, era uno studio dove tutti e tanti artisti sono usciti fuori. E io devo ringraziare Carmelo e Michelangelo La Bionda perché il mio album d'esordio, Gisa, avevano dei pezzi in edizioni, quindi erano i miei primi editori. E questo è il mio Gisa, l'album d'esordio mio del 1990. E quindi devo dire che Carmelo La Bionda credeva in tante persone, dava l'opportunità di essere se stessi. Ci diceva sempre di interpretare ed essere se stessi, non copiare nessuno, avere la propria voce e portarla avanti con la propria personalità. E questo per me è stato sempre un segnale molto forte, un insegnamento bellissimo da proprio tenere sempre con me. In studio da Logic Studios, che era questo studio pazzesco, che ci incontravamo con tantissimi artisti, era un melting pot di musica pop, Italo dance, tante dance music artists sono passati da lì, anche tanti gruppi musicali, ma devo dire che si è restaurato veramente una family, una famiglia musicale, e quindi la fiducia, reciproca affetto e rispetto. Si respirava un'aria bellissima di arte. Cosa dire, sono stata molto fortunata e privilegiata di aver conosciuto Carmelo La Bionda, e dobbiamo portare avanti il loro legacy, la legacy di Carmelo e Michelangelo La Bionda, la musica e il patrimonio musicale che ci hanno regalato. Quindi io dico grazie, grazie Carmelo, dico anche a Michelangelo, dobbiamo portare avanti la grande musica che avete costruito insieme. Carmelo La Bionda, io ti mando un grosso, grosso saluto, bacio, un abbraccio, love you heaps, and thank you for all your music and for all your teachings. Love you all.